parte i Green Day, sono le 16:06 minuti, siete su Radio Bruno Brescia, radiovera.net, quindi entriamo in questa seconda ora insieme di Veramente Domenica e ne approfitto per ricordarvi i nostri contatti prima di dare la parola al nostro secondo ospite di quest'oggi. Quindi potete contattarci sul nostro profilo Facebook emittente Radio Vera oppure Radio Bruno Brescia, altrimenti potete mettere mi piace sulla nostra pagina Radio Vera e rimanere sempre aggiornati sugli eventi del nostro territorio. Vi invito inoltre, se non potete ascoltarci in FM perché non avete una radio portata di mano, non siete in macchina, non l'avete in casa, ad ascoltarci in streaming su radiovera.net. Detto questo, io ne approfitto per dare con grande piacere il buongiorno ad Alessia Bottone. Buongiorno Alessia. Ciao Sara, buon pomeriggio a tutti. Alessia, io sono molto felice di averti come ospite in questo appuntamento della domenica pomeriggio, perché il tema che andremo ad affrontare insieme a te è un tema che tocca personalmente me, ma tocca tanti giovani e non solo, che probabilmente saranno il nostro ascolto, e quindi acquisisce un'utilità questa intervista molto importante. Sono proprio molto contenta, infatti mi stavo proprio pensando oggi a riguardo di questo argomento e c'è molto da dire, quindi vai, raccontiamo brevemente da dove nasce il tuo libro L'amore ai tempi dello stage, perché è questa la tua opera di cui parliamo poi oggi. Esattamente, ma il tutto è nato l'anno scorso in realtà tramite una lettera al quotidiano L'Arena, perché io sono di Verona. Parlavo di precariato, di giovane, di quello che ci sta succedendo, e da lì sono successe una serie di cose, mi hanno invitato a varie televisioni, a varie trasmissioni a parlare un po' di che cosa vuol dire essere giovani precari, disoccupati. Quindi, io ho continuato a fare tutti i miei... dimmi pure. Quindi ti sei assunta sulle spalle un po' di essere questa figura rappresentante di tutta questa schiera di giovani che sono nella tua posizione, e grazie al coraggio della protesta sei riuscita a portare questa voce in altri contesti. Esattamente, anche se devo dirti la verità, pago sicuramente lo scotto di essermi esposta, perché essermi messa in prima persona a raccontare questo, ti dico la verità, non mi ha di certo giovato nel trovare lavoro, nell'impersonificare tutta questa protesta poi. Quindi una volta arrivata all'ultimo colloquio in cui mi è stato detto lei è troppo per la nostra azienda, ho detto vabbè, se continuiamo così io non riuscirò mai a trovare un lavoro. E tra l'altro si trattava di un colloquio per fare la centralinista, quindi indipendentemente dalla laurea, dalle conoscenze delle lingue. Allora ho deciso di scrivere questo libro che si intitola appunto Amore ai tempi dello stage, che è stato pubblicato da una piccola casa editrice che è Galassia Arte. È una satira sull'amore, sul precariato, cosa vuol dire essere precari e innamorati o single oggi. Che è un problema che tocca penso la maggior parte di noi, perché a livello giovanile, ma ormai i giovani in Italia arrivano fino ai 45 anni più o meno, quindi prendiamo una larga fetta della popolazione che ci sta ascoltando, è veramente un tema che tocca tutti penso, o quasi purtroppo. Mi fa proprio sorridere questo discorso che hai appena detto, effettivamente adesso ormai i giovani si iniziano a inglobare praticamente fino ai 50 anni, per carità, è vero che si è sempre giovani dentro, però pur di trovare una scusante, no, questa situazione di precarietà, olè, ci mettiamo dentro tutti. Quindi sì, effettivamente c'è un largo numero di persone, ecco, che vengono incluse in questo libro, che diciamo prende un discorso un po' diverso rispetto al precariato in sé, parla anche delle conseguenze che il precariato può avere poi sulle relazioni sentimentali, no? Questo continuo vagare per trovare un altro paese dove poter trovare lavoro, sì. Oppure il fatto che ci troviamo ancora a vivere dai nostri genitori, che quindi ci sentiamo anche meno responsabili, no? Rispetto a un'altra persona, ad una relazione. E prende in giro queste nuove coppie o queste potenziali coppie nel 2013, quindi un modo per ironizzare su questa situazione. Sì, che poi si ritorna un po' su quel discorso che era tanto in voga sui giornali un paio di anni fa, che noi siamo, non ricordo la parola esatta, forse era mammoni, che non vogliono andarsene di casa perché si sta bene in casa. In realtà penso che, sì. Anzi, sono convinta che crei una frustrazione profonda a 30 anni essere ancora a casa perché non riesci a trovare, e sono convinta che non sia una questione, come invece amano dire tanti signori più grandi di noi che non abbiamo voglia di lavorare. Penso che questa sia veramente la scusa peggiore, peggio ancora di dire non riesco a trovare lavoro oggi, perché per la mia esperienza personale i giovani hanno tanta voglia di lavorare. Esatto, no, sono d'accordo con te. Guarda, ti racconto un aneddoto. L'altro giorno mi ha scritto una ragazza, mi ha detto sono 8 mesi che cerco lavoro, non lo trovo, anche lei è laureata e tutto,
e mi ha detto: sono arrivata a casa e mia mamma mi ha chiesto cosa vuoi da mangiare per pranzo. Mi ha detto: io ti giuro, non volevo sentirla quella frase, io voglio cucinare da sola, mi ha detto, voglio pagare una bolletta, mi ha detto, voglio andare via da casa, perché giustamente a 30 anni vuole iniziare una sua vita. Sì, è proprio una sua step. Vuoi salire allo step successivo e cominciare la tua vita, non che prima tu non l'abbia, ma comunque legata a questo cordone ombelicale che prima o poi devi tagliare. Esatto, e che per il momento non ci sono prospettive, perché comunque o lo stage non retribuito o il contratto a progetto non ti permette evidentemente di iniziare con la seconda parte della tua vita. Pensa che mi raccontava una cara amica di origini spagnole che qualche mese fa, quando c'è stata la frase che ha tanto fatto scalpore a proposito del posto fisso che è monotono, che in Italia ha fatto tanto scalpore, lei mi diceva: ma perché vi meravigliate tanto? In Spagna è una cosa... è normale non avere il tempo indeterminato e quindi la vita prosegue in quell'ottica. Però chiaramente mi spiegava anche tutto il sistema bancario e quindi mutui e annessi e connessi è strutturato su questa modalità di realtà, mentre da noi non essendoci questo andare a pari passo del tipo di contratto e al tipo di esigenze, crea poi questa disparità tra esigenze e risultati. Esatto, però se noi guardiamo la situazione economica spagnola, voglio dire, loro sono messi molto peggio di noi. E se ti danno un mutuo con un contratto a tempo determinato e poi vieni lasciato a casa, come puoi vedere ci sono stati molti più pignoramenti, molte più persone lasciate a casa. Non so dove sia peggio guardare. Non so dove sia peggio guardare. Creare un'economia sulla base del nulla o comprarsi una casa con un contratto a tempo determinato, dopo 6 mesi essere lasciati fuori con le valigie, sinceramente non so che cosa tirare. Quindi ecco, diciamo che un sistema basato sulla precarietà non resiste, ecco, non... Sono curiosa di vedere quando se ne uscirà, ma so che tra l'altro il tuo lavoro, che in questo caso quindi ci dovrebbe far sorridere leggendolo, mi sembra di capire da quello esatto. Che... Quindi noi adesso siamo abbastanza arrabbiate, però leggendolo dovremmo farci qualche risata. So che però hai altri progetti in cantiere. Ma diciamo di sì. Dunque, io porto avanti il mio blog da nord a sud, diciamo, dove parlo di precarietà. Sì. Mi sono lanciata in questo discorso del libro perché vorrei essere a questo punto indipendente, insomma, cercare di lavorare per conto mio se nessuno può offrirmene, e poi chissà, sperare di riuscire a continuare a scrivere, ma magari per qualche giornale. Io poi magari pubblicherò un secondo libro, chi lo sa, dipende da come andrà il primo, dipende da quello che mi daranno i lettori, se è piaciuto. Quindi noi lasciamo il tuo blog. Il tuo blog da nord a sud parliamo, ne è giusto? È questo il sito? Quindi invito i nostri ascoltatori a chiaramente leggere il tuo libro, poi magari a farti una loro personale recensione, darti la loro opinione, che mi sembra di capire potrebbe esserti utile anche in futuro per sviluppare meglio l'argomento. Certo. E altri tuoi contatti che vuoi lasciarci in modo tale da poter rimanere più aggiornati su queste iniziative? Certo. Allora, c'è il secondo blog, che è Amore ai tempi dello stage, dove diciamo ci sono alcuni estratti del libro e poi le varie recensioni. Poi, Twitter, che mi trovate sotto il nickname da nord a sud, e poi la mia email alessiabottone@libero.it. Volevo dire un'ultima cosa: il libro è disponibile presso tutte le Feltrinelli, a partire penso da questa settimana. E niente, adesso per il momento bisogna prenotarlo e poi... tra una decina di giorni penso che sarà ovunque. Quindi per ora noi abbiamo avuto questa anteprima. Esatto, e aspetto un vostro giudizio, perché insomma, un vostro parere, ecco. Assolutamente sì. Tengo particolarmente. Alessia, io ti ringrazio. Vuoi aggiungere qualcosa prima di concludere? Ma guarda, io sì, ecco, una cosa che ci tenevo tanto a dire è che io ho cercato di realizzare i miei sogni in questo paese, in Italia, e questa è l'ultima sfida che vorrei lanciare al mio paese, in grande se vogliamo, perché mi sono detta: se il lavoro non c'è mi lancio, provo a fare questa cosa. Il mio libro lo vedo come un curriculum di un giovane italiano, no? Che raccoglie tanti di quegli ostacoli, che giorno per giorno cerca di
arrancando di arrivare, no, a un happy end. Sì. Quindi boh, io esorto comunque i giovani a sognare, a darsi da fare in questo momento così difficile, perché la frustrazione poi non porta a nulla se non a perdere i nostri migliori anni, ecco. Quindi diamoci da fare e vediamo un po' cosa succede. Molto bello questo messaggio che hai lanciato, che io sposo assolutamente. Alessia, noi rimarremo chiaramente in contatto e ti auguro chiaramente la migliore fortuna possibile per il lancio di questo libro e non solo. Grazie mille. Buona domenica, Alessia. Ciao, grazie. A presto, ciao. Bene, dopo questa intervista magari qualcuno di voi ne approfitterà per riflettere su questo argomento che tocca veramente tanti di noi, è attuale e estremamente importante. Nel frattempo continuiamo con la musica internazionale, con gli ultimi grandi successi. Questa è Thrift Shop. Can we go thrift shopping? What?